Nella mia insufficiente dispensa, gli ingredienti sono sempre gli stessi. Ma non è così come uno pensa, se pensi col cuore, se ce li hai già messi. Basta un minimo di preparazione ed un massimo di fantasia, ma anche un medio di senso della proporzione ed un pizzico di simpatia. Io mi invento in anticipo quello che mangio e mi gusto, la progettazione. Poi lo sogno di notte ed attendo il mattino per la sua realizzazione. Non avendo fornelli né forno, salta fuori e sei spesso un panino. Cose crude, iperboli nude, talvolta insalate e peperoncino. Non si deve giocare col cibo, mi insegnavano i miei genitori. E in effetti io prendo sul serio persino la forma del mio desiderio. Scelgo attento sapori e colori, quasi sempre racconto una storia. Così riesco a far vivere assieme palato, intestino, neuroni e memoria. È questione di vista ed olfatto, e di udito, di tatto e di gusti. Tanto ormai quel che ho fatto l'ho fatto, ed avendolo fatto e sia buono che giusto. Non mi resta che andare a mangiare, anzi, qui più che andare e restare, per rimanere a sorridere beato davanti al futuro che ho preparato. La, 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 la.